Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi in questo nuovo video di Halo. Bene, ripeteremoci a fare piazza pulita di questi basta questo, diciamo questo, sì, niente aggettivi, va, di questi volevo dire cose, ma insomma è così scontato, quasi così scontato che è in saldo proprio. Scusate, non mi squacquarettate voi, che sono il coccio di Zacca da un po' e siamo tutti a posto. E quello canta. Sono contento per lui che sia così felice. È una buona idea. Cosa è una buona idea? No, non mi piace la tua idea. Questo si è morto malo. Ok, questo. Chi c'è? Mi metterei qua così sono un po' più. Come dire. Le spalle coperte, ecco. Anche se le palle sono coperte. Sono bene scoperte. Oh cazzo. Perché andare lì, non lo so. Te mi stai sul cazzo, lo sai? Così in amicizia. Ok. Ok, sono caduti malo. Oh, ma c'è un medikit, non l'ho mica visto. Cercavo di non prenderlo, beh, che sono pieno, quindi non dovrei prenderlo. A meno che mi sparano. Madonna, si è aperta la porta qui. Ho fatto prendere un colpo. Mi sparano qualcosa da panico, dovrebbe essere tutto a posto. Ok. Non c'è niente. Salve lei. E anche lei. Ok. Ma qui c'è tanta gente che ha voglia di fare conoscenza. Allora, questi morirono tutti. Morite. Ok. Andate, mori così, grazie. Se mori così, grazie. E voi anche. Opla. Opla. Ok. Non aspetti un attimo, ma voi esplodete, grazie. Qui ci siamo fatti male tutti. Siamo tutti a posto. Qui c'ho l'arma. Tanto c'ho il medikit, chi se ne frega, insomma. Te muori, c'è che mi rotto un po' le palle. Ok. Qui ce n'è uno che sta correndo per gli sconosciuti. Perfetto, prendiamo l'arma. Aspetta, ok. 100, perfetto. Non mi scusi, potrei morirci? Grazie, molto gentile. Oh, ma salve, lei è un'esplosione di panico. E questo qui è uno che mi sta inseguendo. Perfetto, c'è un'arma mi ha lasciato. Ma voi state arrivando da tutte le parti, lo sapete? Ok. Tanto l'arma ce l'ho lì, chi se ne frega. Ok, oh, ma c'è tanta gente che sta arrivando. Questo è un fucile a pompa. Non è proprio il caso, gatti. Questo sta per esplodere. Questo mi sta sparando da panico. E che cazzo di arma c'ha per farmi così tanto male? Non è questa, non mi piace per niente, eh. Oh, santa miserica. Ma porca, quanti siete? Ok. Porca miseria. Ma questi veramente sono verticali. Cioè, saliscono, salizionano. Ok. Altri? Ok. C'era un'arma che volevo prendere, che ho detto, è qua, la prendo. Poi dopo c'è stata un'esplosione da panico e sono sparite tutte. Dove cazzo allora sarà andata questa armolina, insomma, quest'arma? E chi è sparita? Vabbè, pazienza. Qui c'è il medikit, qui è aperto. Non mi ricordo più dove devo andare, di qua sicuramente c'è il checkpoint. Qui un altro medikit. Mi spavento quando ci sono tutti questi medikit. A volte non ce ne sono per giorni e giorni, e adesso ce ne sono un sacco. 65 di armi mi va, di munizioni mi bastano. Per una bella raffica, tanto ne troverò degli altri. Ok. Dov'è il tipo? Signor tipo? Scusi, dov'è? Oh, come la vedo brutta. Come la vedo brutta. Stanno già riparando la vostra nave. La loro natura di parassiti nasconde la loro intelligenza. Si nasconde proprio. La chiesta mi ha sparato una fucilata a pompa. Da panico. Oh, salve. Oh, cazzo. Oh, dove sono finito? Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere dove ero finito. Mi sa tanto che ero entrato dentro il gioco. Ma non lo voglio proprio sapere, guarda, guardate, ho visto cose brutte e ho detto lasciamolo perdere. Che è meglio. Ok. Meglio non oscurtare certe cose. I bug li prendo sempre tutti io, mi raccomando. Che se no dopo hanno paura. Ero proprio entrato dentro. Vabbè. Aia! No, non mi sparare a pompa, te grazie. Che cazzo. Ok. No, che cosa, ma c'è troppa gente.
Aspetta un attimo, va. Porca miseria. No, che mi sta sparando a pompa. Porca miserica. Devo buttarli giù questi qua prima che sia troppo tardi. Ce l'ho il medic, per carità, solo che se mi prendono le armi mi fanno tanto male. Ok. No, che ha preso di nuovo le armi in mano. Ok. Non prendete armi, mi raccomando. Devo andare a prendere il medikit. Dove cazzo era? Era di là. Sì, sì, adesso arrivo anche da voi. Un attimo solo. Siate così ruenti. Medikit. Medipack. Dove cazzo è finito? Che miserica. Adesso lo vado a... Mi sembra anche un'arma, perché siamo messi proprio malo malo, eh. No, che c'è altra gente qui. Non mi piacete. Non per niente. Vacca, ma da dove cazzo viene tutta sta gente? Ok. Perfetto. Carichiamo. Prendiamoci il medipack. Il medipack, ma cazzo, dov'era quel medipack? Porca miseria, è sparito. Era qui, ne avevamo trovati due. Speriamo sia qui. Ok. L'altro non mi ricordo, l'ho perso. Oh, va. Porca miseria, se è stata dura questo attacco. Avevano armi spianate da stremanica. Bene, dai, ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. Avevano un sacco di armi, troppe. E sparava da lontanissimo, quindi era anche fatica a mirare. Ok. Andiamo. Oh, finalmente in lontananza vedo le mie armi. Adesso la prendo subito. Andiamo un po'. Sono a uno. 100, dai, ho fatto il pieno, sono contento. Aspetta, adesso vado, che mi fido molto, eh. Accidenti, fatemi vedere se c'è qualcosa. Un'armatura l'avrei gradita tanto. Ha avuto tanto spazio per venire, ecco perché erano così tanti. Cavoli. Adesso capisco. Vabbè, andiamo pure. Speriamo di non entrare di nuovo dentro il gioco. Non mi piaceva per niente quello che ho visto. Ok. Andiamo pure. Mi scusi, lei potrebbe... Un attimo, sa. Ok. Oh, ma lei è qui, grazie. Oh, con la mia arma, speriamo che scenda. Ok. Vedo che è sceso comunque. Ok, perfetto. Scusi, sa. Non vorrei essere scortese, ma... Ok, la mia arma, dove l'ha buttata che ce l'aveva in mano le signore? Sicuramente è qua sopra, vero? Accidenti a lui. Oh, salve, lei è... Da quanto tempo era qua? Esattamente. Ho preso il munizione di piacere d'assalto. Mi fa tanto piacere. Te la mia arma, lo sento. Ok, ce l'hai, però. La miseria. Che cattiveria inalata. Sciamma. Cioè, siete riusciti a togliermi tutto lo scudo e tutta la vita in una volta sola. Siete stati bravi. E io non ho più il medic. I pack più. Oh, porca di quella porca. Sono messo male con l'amo. Beh, siamo messi tanto bene, sono contento. Era qui, vero, il medipack? Era qui il medipack, vero? Vabbè, vado a prendere un attimo e ci vediamo fra poco. Ok, ci siamo, speriamo di non fare la fine di prima. Però stavolta sto più attento. Ok. Usiamo un attimo questa. E mi metto un attimo, visto che so che c'è tanta gente, mi metto con calma. Cazzo, senza quell'arma però è dura, eh. Adesso usiamo prima questa, così non la uso. A parte che ne ho un'altra qua, quindi potrei quasi usarla, perché quell'altra è estremamente precisa, anche se non prendo la mira, e quindi mi interessa parecchio. Allora, venite pure, gente dello spazio. Ok. Oh, cazzarola, non mi piacete per niente. Ho detto venite, ma non così tanti, eh. Ma guarda che fanno tanto male. Ok. Proviamo così. Ovviamente lo scarico, sembra giusto. Ok. Perfetto. Andata. Bene, dai, sono contento. Quanti ne ho di qua? 88. Potrei quasi prenderle. Adesso aspettiamo. Tanto qui dipendo sempre le munizioni. Ecco, adesso lui si fa la bella sbaccarata e arriveranno milioni di cosi qui.
uno scudo, c'è uno scudo da qualche parte, di quelli verdi, blu, rossi, arancioni, di quelli cazzo sono, porca miseria, vedo un flusso del canalizzatore qua, che cazzo succederà mai? Ok, di qua non posso andare, mi tocca andare di là, va bene, adesso vado dal tipo e vediamo cosa ci dice. Mamma mia, com'è stata cruenta la cosa qui. Vediamo un pochino. Oh cazzo, questi perché non sono venuti prima? Ok, no no no, aspetta, venite qua che non ho tempo. Io devo spensare a tutti quanti, perché tutti quanti sparano, quindi da un po' qua, un po' là, una botta lì, una botta là, insomma, prendo dove capita. Ok, no no no, non avete capito un cazzo. Ma guardate quanto sparano. Cioè, io li ho riempiti di botte, di spari, e questi continuano tranquillamente come se niente fosse. Guardate quanti spari gli ho dato. Guardate, è incredibile. Resistono tanti colpi. Ok, calma. Ok, venite qua. Se state in fila come la spesa della Conad, per me è molto più semplice. Ok, se ne faccio un'altra, avete visto? Non è stato difficile. Basta solo organizzarsi. Sì, adesso arrivo, perché non vorrei avere sorprese, infatti immaginavo. Chi è che mi sta sparando? Lei è molto, molto astruso, sa? Ne aspetti un attimo, va. No, che te, non mi sparare, per piacere. Che dopo mi togli lo scudo. Ok, è questo, si è rialzato, figuriamoci. Questo mi toglie lo scudo, se non lo smette. Ok, cerchiamo di evitare tutti i colpi. No, anche questi, grazie, che quelli sono quelli peggiori. Così tanto, sa. Che cazzo. Porca miseria. Mi hai tolto vita e tutto quanto. No, cazzo, no. Ok ragazzi, sono andato di violenza e di potenza con questa mitra qua, perché se no non ce la facevo. Ho esaurito, per fortuna me le danno, perché se no non ce la facevo. Quell'arma è buona da lontano, ma da vicino è meglio questa. E quindi ho preferito usare questa, indietreggiando sempre. Adesso vi faccio vedere come muoio, cioè come ho fatto la strategia. Guardate, mi toglie tantissimo. Carichiamo. Oh cazzo, è già qui, mi sono reso conto. E vado tutto potente e bellezza. Loro arrivano in flotte e poi cerco di evitare un po' i colpi e vado tutto potente e bellezza, perché è l'unico modo che riesco a trovare con questi due tipologie di armi, ovviamente. Dopo ci sono altre armi che sono migliori, tipo fucile a pompa, che è one shot da vicino, però per adesso ho preferito usare questo, mi diverto di più. È una scelta, non è che è un obbligo. Quindi, vedete, ce l'abbiamo fatta. Basta sapere cosa si aspetta, perché quando non so cosa mi aspetta è un po' casino, no? Cosa dite voi? Ok, perfetto. Vedete, tanto si mette di fila come se fare la spesa da coda, perché basta prepararsi e poi si fa pure. Perfetto. Tanto prima o poi muoiono, perché questi ce li rilasciano, questi tipi di armi, quindi non è neanche dire che sia difficile. Poi si rialzano senza armi e quindi è un attimo. Perfetto. No, con questo c'è l'arma. Questo è nuovo. Ok, carichiamo. Ma vedete, c'è sempre carichi, perché comunque le troviamo le munizioni di questo coso. Più o meno, insomma. Più o meno. Tutta la mia cacata, siamo tutti contenti. Ok, carichiamo. Oh, ma quanta gente c'è. Scusate un attimo, va, che io mi metto un attimo qua. Vedi, 411, vedete. Quindi siamo sempre carichi. Ok. Bene, adesso mi indietreggio un attimo. Tanto non sono veloce, perché intanto sono senza armi, seconda mandata, appena che è possibile ricarico. E poi si avanza di più potenza e bellezza, ne ho visto uno. Ecco qua, vedete, dai, alla fine si fa. Basta sapere cosa si aspetta. Io non me l'aspettavo, tutta quella manfrina di roba. E dopo sono rimasto un po' male. Salve, ma sono tanti e fanno anche tanto male. Porca miseria. Aspettate, va. Mi devo preparare. Eccoci qua. Benissimo. Ok, prepariamoci. Zigzag, così non ci prendono. Ecco qua. Da lontano fa veramente poco quest'arma. Mi hanno tolto lo scudo. Però adesso si ricarica. Ok.
E quindi è l'unico, cioè l'unico modo, il modo che ho trovato per far prima. 481, vedete che siamo sempre carichi. Aspettiamo che arrivino. Ok, tanto loro dopo un po' perdono l'arma, quindi, cioè vola proprio via l'arma, quindi insomma è anche divertente. Eccoci qua. Sembrerebbe che per il momento non ci sia altre persone. Andiamo bene, va, che non me li volete trovare alle spalle. Quello è il problema basico, che me li trovo alle spalle. Ok, possiamo andare, scusate per il film, ma come vi ho detto sono in blind, quindi non so cosa aspettarmi. E niente. Chi è che spara? Ditemi chi è che spara. Ah, lui là, non lo vedevo, abbiate pazienza. Sì, sì, adesso muorici però, non ho più i coglioni. Bravo, sai. Per uno non vorrei morire. Ok, siamo arrivati al flusso canalizzatore. E vediamo che succede. Oh, però. La barriera energetica attorno all'indice si disattiverà quando arriviamo al piano terra. Cioè, io sono salito fino adesso per dopo scendere. Beh, fa piacere, eh? Una salita da panico per poi scendere proprio piano terra. Ora può recuperare l'indice. Quindi il suppostore è pronto. Bene. Come da protocollo, io devo prendere possesso dell'indice per il trasporto. Lei è vulnerabile al contagio per la sua forma organica. L'indice non deve cadere nelle mani del Groot prima che attiviamo l'installazione. Fantastico! I Groot si stanno diffondendo, presto! Proprio grazie, eh? Mi hai detto che sono vulnerabile al contagio. Cose da panico, insomma. Dai. Ho fatto una cimet. La biblioteca, mi fa tanto piacere. Vale a dire che ogni organismo con sufficiente massa e capacità cognitive è un potenziale veicolo. Ah. Qualcosa non va? No! No, niente. Bene, procediamo. Cioè lui la prende con molta filosofia, sia l'uno che l'altro, proprio. Uno si sbatte con gli proprio. Proprio, questo ci mette a ridere, figuriamoci. Sfortunatamente la mia utilità in questo incarico specifico termina qui. Il protocollo non permette alle unità della mia classe di eseguire compiti importanti come riunire l'indice al nucleo. Quel privilegio è riservato a lei, recuperatore. Vabbè, l'ho buttato proprio dentro. Strano, non era previsto che accadesse. Cosa? Ah, davvero? Oh, Cortana. Oh. Cortana. Ho passato le ultime 12 ore chiusa qui dentro a guardarti mentre aiutavi questo coso a scavarci la fossa. Erma, è un amico. Ah, ma davvero? È il tuo amichetto, è così? Hai la minima idea di cosa stava per farti fare quel bastardo? Sì. Attivare le difese di Elo e distruggere i Flood. Per questo abbiamo portato l'indice al centro di controllo. Ne sei convinto? Un'intelligenza artificiale nel nucleo? Questo è assolutamente inaccettabile. Ma vaffa. Che impertinenza. Ti eliminerò subito. Sicuro che sia una buona idea? Come? Come? Come osi? Io? Tu cosa? Ce l'ho io, l'indice. Vecchio rottame insulso. Basta. Flood si stanno diffondendo. Se attiviamo le difese di Elo possiamo eliminarli. Tu non hai idea di come funzioni questo anello, vero? Del perché l'hanno costruito. Elo non uccide i Flood, ma tutto ciò di cui si nutrono. Umani, Covenant, chiunque. Siamo tutti commestibili. L'unico modo di fermare i Flood è farli morire di fame. Elo è stato progettato per questo. Per eliminare ogni forma di vita cosciente dalla galassia. Non mi credi? Chiedi a lui. È vero? Più o meno.
Tecnicamente, l'impulso di questa installazione ha un raggio massimo efficace di 25.000 anni luce, ma se intervengono anche le altre, questa galassia rimarrà priva di vita, o almeno di ogni forma di vita con biomassa sufficiente a nutrire il flood. Ma lo sapevate già? E tu, come potevi non saperlo? Aveva tralasciato questo dettaglio, vero? Abbiamo seguito la procedura di prevenzione alla lettera. Lei è sempre rimasto con me mentre gestivamo la situazione. Capo, rilevo dei movimenti. Perché esiterebbe a fare una cosa che ha già fatto? Dobbiamo andare. Subito. L'ultima volta mi ha chiesto, se fosse una mia decisione, cosa farei? Dopo aver ponderato a lungo, la mia risposta non è diversa. Non c'è scelta. Dobbiamo attivare l'anello. Andiamo via di qui. Se non vuole collaborare, troverò qualcun altro. Ma devo avere l'indice. Mi consegni l'intelligenza artificiale o sarò costretto a prendermela. Non credo proprio. E sia. Conservate la testa, sbarazzatevi del resto. Cazzo. Eh no, che c'ho la pistolina, ma cos'è sta roba? Mi scusatemi tanto, non è molto... Non è molto, insomma, come posso dire, non me l'aspettavo, ecco, tutto qua. Porca vacca. Che cavolo. Il guardiano non deve attivare Elo, dobbiamo fermarlo, dobbiamo distruggere Elo. In base ai dati a disposizione, l'unica azione veramente efficace risulta alquanto rischiosa. Un'esplosione sufficientemente forte riuscirebbe a destabilizzare l'anello e neutralizzare i sistemi primari. Ma è necessaria una detonazione su vasta scala. Potremmo usare i reattori di fusione di un'astronave portandoli alla massa critica. Fantastico. Controllo cosa è rimasto della rete dei Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Autumn. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere Elo. Quindi ditemi qualcosa. Quindi devo fare qualcosa, devo andare via, devo fare un giro, una passeggiata. Non penso proprio, qua non mi fa spingere un cazzo. Beh, io adesso facciamo che ci salutiamo, perché sennò il video viene lungo e poi ci penserò, perché lì c'è un pannello, vedo. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do sotto a Shiva. Ciao.